Cari amiche e cari amici della Pallamano, ben trovati dal Palagasteiner di Bolzano per il primo impegno di quest'anno della formazione biancorossa. Ricordiamo, ha saltato le precedenti partite in quanto la sua ala cilena Pancho Ahumada era impegnato nei campionati del mondo, per cui ritorna oggi in campo, avversario di turno il Carpi che indisponibile il portiere Jan Jurina. Comunque andiamo a leggere le formazioni in campo. Il Carpi si oppone con il numero 12 Frey, col 18 Frey, due fratelli in porta, poi col 4 Meri, col 6 Serafini, col 7 Soria, col 8 Nocelli, con il 2 Carabule, con il 10 Nico Casa, con l'11 il brissinese Coppola, con il numero 19 Dall'Olio, col numero 30 Sortino, col 94 Ceccarini. Il Bolzano, che viene presentato esattamente in questo istante, schiera in porta Hermones e con il numero 16 Rottensteiner, con il numero 3 Trevisiol, con il numero 5 rientra dopo lunga sosta Marco Fantinato, quindi un rinforzo per Mario Sporcic, con il numero 13 dicevamo appunto di Pancho Ahumada, con il numero 18 Hodge, con il numero 19 Gaeta, con il numero 22 Udovicic, con il numero 23 il capitano Dejan Turkovic, con il numero 24 Topolovec, con il numero 29 Basic, con il numero 84 Mizzoni, con 41 Chanamè e con il numero 99 il frontvoliere Marco Panzic. Dirigono l'incontro i signori Corioni e Falbo. Il Bolzano si presenta appunto dopo l'ultima sosta, dopo una lunga sosta, la prima partita del 2023. Il Carpi ha già giocato entrambe le partite. Il Bolzano, unica assenza oggi, Jonas Walker. Per quanto riguarda lui, un infortunio alla spalla che verrà valutato nei prossimi giorni. Bolzano che da una parte recupera un giocatore, dall'altra ne perde un altro. Ovviamente nell'economia del match valuteremo anche le condizioni di Marco Fantinato, che ricordiamo Marco Fantinato assente ormai da ottobre dopo l'operazione al gomito, ma è tutto pronto. Vediamo come si schiera il Bolzano, vediamo Topolovec, Turkovic, Panzic, Zoe Mizzoni, Andrea Basic, Pancho Ahumada. Questo è lo starting 7 in porta per quanto riguarda la formazione del Carpi. Abbiamo Frai, poi vediamo con il numero 94 Ceccarini, Coppola col numero 11 Nocelli ex Merano, poi con il numero 7 Soria, ma è tutto pronto. Primo possesso sarà per la formazione emiliana. Qui al Palagasteiner si gioca questa partita e successivamente alle 20:30 Merano-Romagna, vista l'indisponibilità anche del palazzetto. Ma via partiti, primo possesso per la formazione del Carpi, Nocelli che fa girare verso Coppola. Classico 5 scambiato in segno di fair play da parte dei giocatori. Il primo attacco della formazione del Carpi, vediamo Nocelli rientrante anche lui, a lungo infortunato in questa stagione. Lorenzo Nocelli, dopo aver militato nel Trieste, è arrivato a Merano, da Merano quest'anno è andato a Carpi. Ceccarini, ancora Nocelli verso Coppola, si alza il braccio del passivo. Nocelli, vediamo che penetra. Vediamo Coppola col numero, ancora Nocelli, deve andare al tiro, gran conclusione di Nocelli e subito stoppata da Zoe Mizzoni. Grande prestazione difensiva di Zoe Mizzoni anche in questo frangente. Un minuto se ne sono andati, recupera palla al Bolzano ed è subito grande azione della difesa del Bolzano, che non è riuscito neanche a far arrivare al tiro la formazione del Carpi.
Adesso è Marco Panzi, ce leva, conclusione che termina a lato, quindi prima conclusione del Bolzano, anche nulla di fatto. Adesso ancora Nocelli, si è già dall'altra parte. Coppola viene bloccato da Panzic, cresciuto molto giocatore brissinese quest'anno, ha acquisito minutaggio, ha giocato tante partite, ormai è una delle pedine fondamentali del Carpi. È ancora duetta Coppola con Nocelli, ancora verso Ceccarini, numero 4, ancora verso Nocelli, tenta di andare via, sbaglia passaggio Nocelli, difesa molto attenta alla difesa del Bolzano, ed è Dejan Turković. Prima conclusione, anche qui la difesa blocca, il muro blocca la conclusione di Dejan Turković, che aveva provato un contropiede. È entrato anche Felipe Gaeta in questo momento, Andrea Basic nel ruolo di pivot, Luis Felipe Gaeta verso Panzic, pancia umada, Dejan Turković, ed è la prima rete e la sblocca lui, il capitano Dejan Turković, 1-0 Bolzano. E subito pareggio al numero 4, Meiri, 1-1, 2:48 dopo due minuti di stasi, prima Dejan Turković e poi il numero 4 della formazione emiliana per l'1-1 momentaneo. Ancora Turković, fa scorrere verso Basic, verso Topolovec, Tim Topolovec, altro giocatore altalenante, ha alternato grandi prestazioni a prestazioni un po' sottotono. Sta di fatto che comunque il Bolzano è reduce da un'ottima prima fase del campionato. Adesso ancora Gaeta, Marco Panzic, Ahumada. E viene bloccato così la prima conclusione di Ahumada, parato dal portiere Frey, e grande parata di Hermones, questa è molto bella, parata al 3:45. Panzic, Basic, quattro minuti se ne sono andati, finora difese in grande evidenza e anche portieri negli ultimi due frangenti. E adesso Dejan Turković verso Panzic, ancora i due duettano, Panzic se leva e segna Marco Panzic, 2-1 Bolzano. Nocelli che ci prova ancora, la dà verso Coppola, e gran gol di Coppola che spiazza così il portiere bolzanino, facendo schiacciare la palla per terra. 4:50, 2-2. Panzic, Gaeta, Turković, ancora Gaeta, traversa piena colpita da Panzic, a portiere battuto Nocelli, e il numero 7 della formazione Soria che porta in avanti 2-3, primo vantaggio del Carpi. Ancora Panzic, subisce l'intervento della difesa emiliana, ancora Panzic, Turković, Gaeta, ancora Gaeta verso Panzic, si eleva, gran gol di Marco Panzic, 2-3, Bolzano riagguanta ancora la parità con un gol del suo cannoniere. Tim Topolovec cerca di recuperare palla, gli viene fischiato fallo e si prende anche il cartellino giallo.
Lorenzo Nocelli, un anno a Merano la stagione passata, stagione condizionata anche da diversi infortuni, conclusione sporcata, fallo laterale, conclusione del numero 4 Meiri, ancora il numero 4 verso Coppola, Nocelli, Coppola, Ceccarini, fischiato un fallo, forse ci potevano stare gli estremi dello sfondamento o della difesa in aria, comunque nulla di fatto, sbaglia il passaggio la formazione del Carpi, quindi il Bolzano può andare ad impostare. Topolovic riceve da Turković, ancora Gaeta, Luis Felipe Gaeta, classe 82, ricordiamo, ancora di una dotato di una classe sopraffina, Turković, ancora Gaeta, grandissimo passaggio di Gaeta per Basic e contropiede ficcante del numero 30 della formazione Sortino. Il Carpi rimette la testa avanti al Bolzano. Bolzano che sta facendo fatica a carburare in questi primi 7 minuti, 8 minuti di gioco. Panzic, Gaeta, grandissimo passaggio, traversa, era riuscito molto bene Basic a prendere la seconda traversa del Bolzano. E adesso è Coppola che dà e si porta ancora avanti 3-5, sempre il pivot, il numero 7 Soria, seconda rete per lui, quindi 3-5, massimo vantaggio finora per la formazione del Carpi. Bolzano sfortunato in precedenza con la traversa colpita prima da Panzic e poi da Andrea Basic, e adesso è Turković, Turković che prova ad andare, la dà indietro, perde palla, contropiede, ancora Ceccarini, Ceccarini, 6-3, 9 minuti, il Bolzano è partito un po' col freno a mano tirato, qualche errore di troppo, sentiamo il tifo che incita Bozen, Bozen. Questo potrebbe essere una partita per il Bolzano importante per rimanere agganciato al treno playoff. Gaeta ancora, Turković, Panzic subisce intervento Topolovec. Ancora Gaeta, Panzic, manca proprio ritmo, partita, gran gol di Marco Panzic con la ruleta, terza rete per lui, finora il più prolifico, 3 gol per lui. E qui interviene molto bene, questa è una bella parata perché la palla era rimasta lì al decimo esatto, grande parata di Pedro Hermones, 4-6. Gaeta, Panzic, ancora Panzic e ancora Marco Panzic, quarta rete per lui, Bolzano che si avvicina 5-6, 10-21. Nocelli, gran bel gol questo del numero 30 Sortino, seconda rete anche per lui, 5-7. Gaeta, Panzic, Turković, Bolzano a Udovičić e Marco Fantinato in panchina in questa fase. Vediamo ancora verso Marco Panzic e segna ancora lui, Marco Panzic, quinta rete per il terzino bolzanino. Sei a sette, Coppola, Nocelli,
Nocelli, ancora verso Coppola, Ceccarini, fischiata l'invasione da parte del numero 11 di Coppola, quindi il Bolzano può andare per il pareggio. Andrea Basic, gran gol di Andrea Basic, 7 pari, parziale di 4-1, il Bolzano è riuscito a rientrare subito dal 3-6 al 7 pari. Se ne sono andati 12 minuti esatti in questo momento. Ancora verso Nocelli, Coppola, Nocelli. Uno contro uno di Coppola, che perde palla in un momento, poi è stato fischiato un fallo ai suoi danni, quindi Coppola fa girare verso Nocelli. Tiro del numero 6 che termina Soria. Serafini conclude a lato. Dejan Turković, Gaeta per l'eventuale sorpasso del Bolzano. Ancora verso Panzic, Gaeta, si muove anche Umada, Marco Panzic, Dejan Turković, 8-7 Bolzano. Nocelli, Coppola, Nocelli, gran conclusione, gran bel gol di Nocelli, risultato che torna in parità. Topolovec si è già dall'altra parte, se ne sono andati, è entrato Marco Fantinato, il suo rientro in campo dopo 3 mesi, l'abbiamo detto prima, sarà interessante vedere le sue condizioni. Vediamo, riceve adesso il suo primo pallone, gioca il suo primo pallone Fantinato, a Umada, Turković, riesce a recuperare ancora Turković, Udovičić, Zoe Mizzoni, e si sblocca anche Zoe Mizzoni, 9-8 Bolzano. Fatto un po' di cambi Mario Sporcic, e sono usciti Panzic e Basic, dentro Udovičić e Fantinato. Nocelli, Coppola, Serafini ancora, Topolovec, fischiato un fallo, era un po' goffo il tentativo. Nocelli, Coppola, se n'è andato quasi metà del primo tempo, ancora grande conclusione, grande parata di Armones, una conclusione molto potente. Nulla di fatto, grande intervento difensivo di Marco Fantinato. Mario Sporcic è arrabbiato per l'errore precedente. Partita che rimane sostanzialmente in equilibrio, quindi 9-8 Bolzano. Ancora Nocelli verso Serafini, Coppola. Fischiato un fallo ai suoi danni, era una trattenuta anche abbastanza vistosa. Ora verso Serafini, Nocelli riceve, da indietro a Coppola e para ancora Hermones, sbaglia però il rilancio, tentava il contropiede, chiede scusa. Bolzano che ha già sciupato 3 buone opportunità di poter andare a più 2. Vediamo Bozen. Incita la torsida. Nocelli, Serafini, Coppola, difesa schierata al Bolzano è molto molto forte.
E Coppola questa volta non sbaglia. Pareggio. Numero 11, Coppola, seconda rete anche per lui. Udovičić, Fantinato, Udovičić, Eric, bellissimo gol di Eric Udovičić, penetrazione, cambio di mano e infila la conclusione nell'angolino. Adesso fischiato un fallo ai danni di Nocelli. Bolzano che raggiunge per primo quota 10 al 17esimo. 10-9 Bolzano. Ancora Nocelli. Riceve adesso. Grande parata ancora di Pedro Hermones. Sulla conclusione dell'ala. Turković. Fantinato. Ahumada. Ahumada. Pancito Ahumada. Tornato fresco fresco l'altra sera dal campionato mondiale, dove col suo Cile ha disputato delle ottime partite, ricordiamo 25 reti per lui, ma soprattutto una percentuale al tiro superiore del 90%. Partite anche vinte come quella con la Corea, ha perso l'ultima con la Tunisia, ma ha giocato bene, non ha demeritato neanche contro la Francia. Vediamo Nocelli, Coppola e il numero 7 accorcia Soria, seconda rete per lui, Turković, Udovičić, quindi riparte Mizzoni, Udovičić, ancora verso Fantinato. Eric Udovičić aveva tentato la penetrazione, gli è stato fischiato un fallo, quindi si riparte con i 9 metri. Udovičić, Fantinato, ancora Eric Udovičić, grande passaggio di Dejan Turković verso Tim Topalovec, pallonetto millimetrico di Tim Topalovec per il 12-10 Bolzano. E time out chiamato dal mister Serafini, allenatore del Carpi. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM. E ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Eccoci di nuovo, time out che sta terminando, ricordiamo il risultato 12-10 Bolzano, un Bolzano che era partito passando in vantaggio per primo, poi era venuto fuori il Carpi che, approfittando di alcuni errori della difesa bolzanina, si era portato a condurre addirittura 6-3, poi un Bolzano trascinato in quella fase da Marco Panzic con un parziale di 4-1 era riuscito a riportarsi su 7 pari. E poi da allora in poi il Bolzano ha sempre comandato 8-7, 8-8, 9-8, 9-9 e poi adesso massimo vantaggio sul 12-10. Se ne sono andati 19 minuti e 16, quindi ancora 10 minuti da giocare nel corso, 10 abbondanti nel corso della prima frazione. Coppola, buona la prestazione per lui fino a questo momento, Nocelli, playmaker di questa squadra. Non abbiamo ancora visto Nico Casa, che si sta scaldando. Nico Casa, una promessa della pallamano italiana, ricordiamo anche grande recupero di Marco Panzic,
Marco Fantinato, tutti in piedi, si saluta il gol del terzino Marco Fantinato al suo rientro. Il 13-10 lo timbra lui il cartellino, Marco Fantinato. Nocelli. Ancora verso Coppola, ancora Nocelli, Coppola, Serafini, Ceccarini. E Fantinato lo blocca così. Si alza nel frattempo anche il braccio del passivo. E questa volta la conclusione non ci arriva a Hermones, o meglio ci arriva ma non la trattiene. Quindi termina in porta, Coppola segna la sua terza rete. Quindi 13-11. Panzic, Udovicic. Panzic, 5 reti per lui subito in apertura. Ed è Fantinato, seconda rete, si è sbloccato. Sono mancate le sue giocate e i suoi gol al Bolzano in tutto il girone d'andata. Ricordiamo uno dei talenti emergenti della pallamano italiana, Marco Fantinato, da Cassano l'anno scorso impegnato a Bressanone, arrivato quest'estate qui a Bolzano e infortunatosi dopo poco più di neanche un mese. Coppola, Ceccarini non sbaglia, qui la difesa poco attenta, tutto solo pescato sull'ala. Quindi 14-12, ancora Fantinato, Panzic, signori, irresistibile al tiro Marco Panzic oggi, sesta rete, 15-12 Bolzano, 21-48, ancora 8 minuti da giocare nel corso della prima frazione, entra anche Nico Casa, in questo momento fa il suo ingresso sul campo. Il numero 10 Casa che si scambia subito al 5 con Fantinato. Ricordiamolo, ex Siena. Casa dotato di una grande conclusione. Coppola! Sta giocando veramente molto bene il brissinese oggi. Ancora Fantinato, Panzic. Nulla di fatto, viene... Gli arbitri decidono di non fischiare, per cui si è già dall'altra parte. Casa. Palo colpito. E quindi ancora Panzic. Ruba palla. Il Carpi e accorcia ancora, 15-14. Il numero 30, Sortino. Paio di errori di troppo del Bolzano hanno consentito comunque al Carpi di rimanere lì da meno 3 adesso a meno 1. Mette un po' ordine Marco Panzic, Udovicic, Fantinato, ancora Udovicic, conclusione sporcata da Sortino che termina in fallo laterale, quindi si riparte. Udovicic chiama lo schema, ancora verso Fantinato, si muove anche Pancio Ahumada, ancora verso Panzic, Fantinato, difesa molto aggressiva e para Frey, il numero 12, Selmi Frey para, quindi mentre siamo al 24esimo minuto scarso, 5 secondi al 24esimo, risultato in bilico, 15-14. Paio di occasioni sciupate per il Bolzano per allungare, ricordiamo era 15-12. Nocelli, Coppola, ancora Coppola, Nocelli sbaglia completamente il passaggio, non si è capito con Ceccarini, quindi si può ripartire. Gaeta e Andrea Basic, servito da Gaeta. Bolzano torna a più 2. Seconda rete per Andrea Basic.
Nocelli, Casa, Coppola. Ancora Coppola, Nocelli. E ancora Coppola. Quinta rete per lui, giocatore più prolifico dei suoi, sta facendo veramente una grande partita. Esce Hermones, entra anche Rafael Rottensteiner. Panzic. Udovičić. Vediamo i primi due minuti al numero 4 che guadagna la panchina anche in fretta. Panzic. Udovičić. Ancora Eric Udovičić verso Felipe Gaeta. Gaeta, Udovičić, Panzic. L'ha dato Topolovec, Topolovec, team Topolovec, 17-15, Bolzano che torna più 2, partita che finora neanche un 7 metri. Vediamo Casa, Nocelli e Coppola che gestiscono l'azione sulla terzina. Ancora verso Casa, Nico Casa tenta di andare alla conclusione, è stato bloccato da Panzic. Ancora un minuto di superiorità numerica per il Bolzano. Nocelli, Coppola ovviamente fa girare palla, qui ci potrebbero stare gli estremi del passivo. Un minuto col possesso, grande passaggio, peccato per il palo, lancio di porta a porta ed è Marco Panzic, da porta a porta è riuscito dopo il palo, era stato molto bravo Casa a servire il pivot, la conclusione si è stampata sul palo. La palla è arrivata a Panzic che da porta a porta, visto che il portiere, la porta era vuota, è riuscito a portare di nuovo a più 3 le reti di vantaggio del Bolzano. 18-15 quando siamo entrati negli ultimi 3 minuti di gioco del corso della prima frazione. Ancora Nico Casa, grandissimo gol di Casa. E nel frattempo se ne va anche la superiorità numerica del Bolzano. Le squadre sono al completo. Vediamo, conclusione sporcata dal muro, quindi si riparte. Panzic, Gaeta, 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 che gol ha fatto Felipe Gaeta, grandissima rete di Gaeta al 28esimo. 19-16, Luis Felipe Gaeta con una delle reti sue. Coppola, Casa, Nocelli. Ancora Coppola. Strattonato, fischia giustamente l'arbitro, qui ci stava tutto il 9 metri a favore della formazione del Carpi. Vediamo Soria che dà Coppola. Ancora verso Soria, Nocelli. Casa, bloccato così da Turković. Fischiato un fallo ai danni. Ancora Casa. Coppola! E beffa così Rottensteiner. Panzic, da Basic, parata a Umada e doppia parata del portiere del Carpi, doppia parata del numero 12 del Carpi, prima su Basic e poi su Umada, quindi
Bolzano che poteva allungare, rimane così, 19-17, ultimi 30 secondi di gioco nel corso della prima frazione. Nocelli, si gioca gli ultimi 15 secondi verso Nico Casa, ancora Nocelli, si alza il braccio del passivo. Rothensteiner, Gaeta, vediamo se il Bolzano c'ha la forza di andare in 7 secondi, di andare a tentare la conclusione. Gaeta! Gli arbitri dicono di no, è suonata la sirena prima del tiro di Gaeta, quindi non rimane nulla di fatto. Primo tempo 19, Bolzano 17 per quanto riguarda la formazione del Carpi. Le squadre vanno negli spogliatoi e noi ci risentiremo qui, ci risintonizziamo fra 10 minuti per la seconda frazione di gioco. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Bye.
La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo. Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più. Anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM. E ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Quasi tutto pronto per l'inizio della seconda frazione. Ricordiamo il risultato 19-17 in virtù di un primo tempo in cui Bolzano è apparso abbastanza arrugginito, soprattutto in fase d'avvio, era andato addirittura sotto 6-3. Poi a folate, a sprazzi, alternato belle giocate a errori difensivi. Risultato molto alto, 19-17. Solamente nei primi 30 minuti. Dall'altra parte il Carpi ha fatto la sua buona partita, un Carpi che ha dimostrato di avere delle ottime individualità con il rientro di casa di Nocelli. Ricordiamo l'assenza di Jan Jurina, infortunato. Bolzano che torna con Ermones tra i pali, Ermones autore di 5 parate in avvio, poi gli ultimi 10 minuti gli è subentrato Raffael Rottensteiner, autore di una parata. Andiamo a vedere quali sono gli score. Due reti per Fantinato, una per Ahumada, una per Gaeta, una per Udovicic, due Turkovic, due Topolovec, due Basic, una Mizzoni, 7 reti per Marco Panzic e si riparte. Marco Panzic che ha giocato anche non tantissimo,
ma è stato colui che ha dato là il ritorno del Bolzano quando era sotto di 3, Marco Panzic, con 5 reti subito in rapida successione è riuscito a rimettere il Bolzano in carreggiata. Adesso è lui che fa girare verso il capitano Dejan Turković, Andrea Vasic, Marco Fantinato da indietro, vediamo marcato, fischiato un fallo in attacco a Tim Topolovec. Altra ingenuità questa, gli arbitri fischiano il cambio di possesso, quindi la palla passa al Carpi con la possibilità di andare ad accorciare. Nocelli ancora verso casa, Coppola, Nocelli, casa, ancora Nocelli da Coppola, Nico Casa cerca di servire il pivot Soria, ma è stato bloccato da Zoe Mizzoni. Ancora Casa, abbiamo visto un bel gol per lui e anche un bel assist. Ancora riceve da Nocelli in questo momento Nico Casa, conclude, beffa Hermones, quindi 19-18. Andrea Vasic prende il suo posto al centro dell'attacco. Turković, Panzic si fa parare la conclusione, contropiede veloce, nulla di fatto, quindi si può ripartire con la seconda fase. Vediamo Dejan Turković, conclusione fuori di Marco Fantinato, allora la possibilità di andare a più due. Nico Casa esce già dall'altra parte al pivot e pareggia di Soria, quarta rete per lui, risultato che cambia, il Carpi che raggiunge la parità. Fantinato, Turković, Panzic, Bolzano deve recuperare, deve tornare ad avere i ritmi che aveva prima della sosta. Partita probabilmente pesato questo mese di inattività, sbaglia Fantinato, Nico Casa, troppi errori anche in questa fase d'avvio del secondo tempo. Casa fischia il primo 7 metri per il fallo su Soria, quindi primo 7 metri della partita. Vediamo chi andrà sul punto di battuta. È il numero 94 Ceccarini che si incaricherà di cercare la trasformazione contro Pedro Hermones. Vediamo Pedro contro Ceccarini e para Hermones. La palla però rimane in attacco, grande parata quella di Hermones. Casa, Nocelli, ancora verso Nico Casa, Soria, Coppola, 6 gol per lui. Riceve Casa, grandissima azione, però riesce ad andare via molto bene il portiere, era andato molto bene via Coppola, ma Pedro Hermones gli ha detto di no. È stata un'azione molto importante questa. Fantinato, Panzic e parata ancora del portiere Frej. Nico Casa, conclusione che termina fuori di Nico Casa, errori da una parte e dall'altra. Dejan Turković, Topolovec, Tim Topolovec, terza rete per lui, Bolzano avanti. Bozen, Bozen chiama la torcida. Ancora
Nocelli, Casa, Coppola, Soria, Nico Casa, e ancora una grande parata, molto spettacolare questa di Pedro Hermones. Questa è stata una parata spettacolare. La sua nona parata, compreso 7 metri. Panzic, Fantinato, Turković, Panzic, parata ancora. Terza parata di fila sulle conclusioni di Panzic. Era partito alla grande nel primo tempo. Si è fatta parare tre conclusioni. Casa, sei già dall'altra parte, Nocelli, Coppola. Vanificate anche le parate di Hermones dalla parata del suo collega. Casa. Vediamo Lorenzo Nocelli. Zoe Mizzoni interviene così. Ancora Coppola, Casa, Coppola, Nocelli, Casa, fischiato il gol, quindi Casa pareggia 20-20, Bolzano che si fa raggiungere nuovamente. 7 minuti se ne sono andati, partita molto in equilibrio. Ancora Turković, Ahumada, e ancora una parata, la quarta di fila del portiere del Carpi. Che ha trovato il modo di ipnotizzare Marco Panzic. Vediamo Coppola, sta giocando tanti minuti Coppola e adesso segna il numero 2. Carambuleia, quindi avanti il Carpi 20-21. Entra Udovicic al posto di Marco Panzic. Ancora Fantinato, Udovicic, Marco Fantinato, Dejan Turković. E Dejan Turković, quando la palla scotta, Dejan Turković la mette dentro, 21-21. Coppola, Carambuleia. Meri, ancora verso Soria, verso Carambuleia. Nulla di fatto, fischiato un'invasione, quindi Fantinato, Bolzano per andare avanti. Fischiato uno sfondamento a Marco Fantinato. Anche qui nulla di fatto, non è fischiato né sfondamento e né difesa in aria, quindi si può ripartire. 9-22, 21-21. Gaeta, Turković, Udovicic, ha fatto un po' di cambi Mario Sporcic. Conclusione sottomano che termina fuori, quella di Erik Udovicic. E questa volta non sbaglia il numero 2 Carambuleia. Quindi 21-22. Bolzano che fatica. Troppi errori per la formazione biancorossa questa sera. Gaeta, Ahumada.
ancora Turković, Gaeta riceve adesso ancora verso Dejan Turković e ruba palla, para ancora al portiere. Carpi che l'MLM conduce 22-21 dopo essere stato sotto di 3, aver rischiato di andare sotto anche di 4. Coppola, Carambuleia, ancora verso Soria, verso il numero 2 Carambuleia, ancora verso Coppola e questa volta para Hermones, decimo intervento per lui. Gaeta ancora, aveva fatto una finta incredibile, si era liberato, però il portiere era riuscito a intervenire. Attenzione, si è già dall'altra, verso il numero 4 Coppola, l'ala Girella, parata, e riesce a intervenire Hermones, ancora Gaeta, Topolovec, Udovicic, difende molto bene Turković, difese un po' più sistemate in questo secondo tempo. Turković, Udovicic, ancora verso Gaeta, bloccato così da Meiri, Dejan Turković, ancora Luis Felipe Gaeta e va via Gaeta, 22 pari, di nuovo in parità il match. Meiri, Coppola finora in campo dall'inizio, ormai pedina chiave nella formazione carpigiana, ancora Carambuleia, ancora verso Meri, riceve ancora Coppola e interviene ancora questo numero 2, già la sua terza rete, una più bella dell'altra. ...22-23... 13 minuti se ne sono andati. Bolzano che fa fatica, fa tanta fatica questa sera. Turković, Gaeta, Udovicic, ancora Gaeta, Topolovec, quarta rete per lui su altrettante conclusioni, finora immacolato per lui. Risultato che torna in parità 23-23. ...13-40... nel corso della seconda frazione. Carambuleia, Casa, ancora Nico Casa verso Carambuleia che si alza e ancora non sbaglia. Entrato nel secondo tempo, 4 reti per lui, giocatore più performante. Dejan Turković, Gaeta, Turković si gira, ancora verso Topolovec, e ancora lui, Tim Topolovec. 5 reti. Sta tenendo in piedi il Bolzano in questa fase, Tim Topolovec. E time out chiamato da mister Serafini. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più. Anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM.
e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Loacker. Ora più che buono. Loacker, che bontà. Partita perfettamente in equilibrio, 24-24. 9 parate per Selmi Frey e 11 per Hermones. In questo secondo tempo le difese hanno tenuto un po' di più. Si riparte, possesso palla per il Carpi, ancora verso Carabulea. Nico Casa, ancora Carabulea, ancora verso Casa, la dà indietro Carabulea. Bolzano prova a difendere, Carabulea. Gol un po' beffardo questo, la deviazione sembrava fosse presa, quindi ancora rete di Carabulea, la deviazione, il tiro era tutt'altro che irresistibile. 24-25 Bolzano. Mizzoni, grande passaggio di Dejan Turković per Zoa Mizzoni, 25 pari. Casa, ancora verso Meri, Casa, Carabulea, va via e segna ancora Carabulea, sta segnando solo lui in questa fase di partita. Turković, Udovicic, interviene la difesa, contropiede. Il numero 30, Sortino, porta più 2, Bolzano sotto 25-27, Gaeta. Mancano 14 minuti, 13 minuti e 30 al termine la partita. Bolzano non si aspettava di giocare una partita così tirata e soprattutto essere sotto dopo 45 minuti, dopo che nel primo tempo a un certo punto era riuscito anche a recuperarla, a portarsi avanti. Dejan Turković, Panzic e ancora una parata del portiere del Carpi. Questo portiere non sta facendo rimpiangere per nulla Jan Jurina, e adesso si è già dall'altra parte con la possibilità del Carpi di andare ad allungare. Ancora verso Nico Casa, Nico Casa verso Meri, era un fallo di piede, qui gli arbitri non hanno visto. Turković, Gaeta, Pancho, Ahumada, Pancito, Ahumada, 26-27. Gli arbitri non hanno ritenuto di intervenire sul fallo di piede in precedenza. Bolzano che ritorna a meno 1. Ancora Casa, Carabulea, Meiri, ancora Carabulea, sbaglia passaggio, quindi possesso palla che torna al Bolzano. Gaeta, Gaeta, Panzic, ancora verso Panzic, Turković, Gaeta, Luis Felipe Gaeta, va via, tenta di andare via, ancora verso Panzic, Marco Panzic, torna a segnare dopo 4 errori consecutivi, 27 pari. Meri, Carabulea, Casa,
Nico Casa va e conclude Nico Casa, torna avanti il Carpi. Gran conclusione questa di Nico Casa. 19esimo che sta per iniziare. Ahumada, Gaeta, Panzic, Topolovec, ancora Panzic, Dejan Turković verso Marko Panzic, si gira, subisce una strattonata evidente. Gli arbitri hanno dotato di tenere un metro, così si gira ancora e non sbaglia Marko Panzic, 28 pari. Grande parata di Pedro Hermones, era andato via in contropiede Sortino. 12esima parata di Pedro Hermones, 28 pari, possesso palla Bolzano. Ancora Panzic, stavolta viene fischiato fallo. Finora neanche un tiro da 7 metri per il Bolzano e uno solo per il Carpi, parato da Hermones. Turković, Panzic, ancora verso Turković, ancora verso Gaeta, sbaglia la conclusione, si fa parare la conclusione Felipe Gaeta, rientra anche Coppola. Verso Casa e segna Soria. Bolzano aveva la possibilità di andare avanti, la sciupata. Quindi nulla di fatto. Gaeta, Panzic, ancora verso Gaeta, Topolovec. Grandissimo gol di Topolovec, sicuramente il migliore dei suoi questa sera, 29-29. E ancora Tim Topolovec, sesta rete per lui. Risultato in parità, perfetta parità, mancano 8 minuti e 30 al termine del match. Carabulea verso Casa, Casa. E non sbaglia Nico Casa, ai 2 minuti ai danni di Marko Panzic. L'arbitro ha lasciato correre e poi ha affibbiato 2 minuti al terzino bolzanino. Partita che si sta complicando. Esce Hermones, entra Udovicic. Vediamo cosa dicono gli arbitri, se probabilmente si è rovesciata una bottiglietta d'acqua nei pressi della panchina del Bolzano, ma si può ripartire. 30 Carpi, 29 Bolzano, possesso Bolzano però in inferiorità numerica. Turković, Udovicic, Dejan Turković e gol di Basic, e 2 minuti ai danni di Soria, quindi ripristinata anche la parità di uomini in campo. Ci ha esitato un po' l'arbitro prima di dare 2 minuti, poi ha deciso, ha optato per i 2 minuti, ma giustamente hanno fatto il paio con quelli di Panzic, gol, vantaggio dato, stessa cosa dall'altra parte, gol, vantaggio dato, e però fischiati questi 2 minuti ai danni, quindi 1:38 del Bolzano con l'uomo in meno, 2 minuti che scattano in questo momento per quanto riguarda il Carpi. 30-30, mancano, entriamo negli ultimi 8 minuti di gioco in questo momento. Ancora Casa, Casa, vediamo se leva, la dà all'ala e non sbaglia il numero 30 Sortino, quinta rete per lui. Adesso il Bolzano che gioca con l'uomo in più,
vediamo che Udovicic fischiato un cambio di possesso. Sono partiti dalla parte, dal metro sbagliato, buon per il Bolzano, volevano i due minuti ai danni di Gaeta, la formazione del Carpi. Carpi che conduce 31-30 e adesso al possesso per andare al più 2, quando iniziano a mancare 7 minuti al termine della partita. Nico Casa, ancora verso Sortino. Vediamo Casa, fischiato. Contropiede, Basic, Andrea Basic che aizza la folla e pareggia. Fischiato un cambio di possesso, 7 secondi. Bozen, Bozen, grida la torcida. Un secondo, entra. È entrato Panzic. Partita che tutto sommato non è bella tecnicamente, ma è bella dal punto di vista del pathos. Tanto equilibrio. Ancora 5 secondi di superiorità numerica, ma se li gestisce in attacco la formazione del Carpi. Rientra il portiere, Casa, Casa, Nico Casa, è ancora lui. Dejan Turković e ripristina la parità 32-32. Vediamo, fischiano per asciugare il terreno. Signor Corioni, Falvo, che hanno fischiato una buona partita. Aiutati anche dalla correttezza dei giocatori in campo, a dire il vero. Coppola. Casa, ancora verso Coppola, Carabulea, buon approccio del match nel secondo tempo per lui. Nico Casa, va alla conclusione, parata, e se già dall'altra parte Turković, Panzic, Gaeta. Vediamo il Bolzano se stavolta riesce ad andare a portarsi davanti. Turković subisce il fallo e c'è il tiro dai 7 metri. Quando si entra negli ultimi 5 minuti, tiro dai 7 metri, il primo del Bolzano finora, ed è Dejan Turković che va a tentare di realizzarlo. Il primo l'aveva sbagliato il Carpi, Turković, e sbaglia anche Dejan Turković, 12ª parata di Selmi Frey, che para un rigore a Dejan Turković. Nulla di fatto, il risultato rimane in parità. Coppola, Carabulea, ancora verso Coppola, Soria, Carabulea, Casa, ancora Nico Casa, tenta di andare via l'uno contro uno. Nico Casa, fischiato un'infrazione di passi di Casa, quindi se già... si deve ripartire. 26esimo esatto in questo momento, 4 minuti, Gaeta, Gaeta, ancora verso Panzic, Panzic si gira, fischiato uno sfondamento, con grande mestiere si è buttato Nico Casa, è stato fischiato uno sfondamento che evidente probabilmente non c'era, l'arbitro sono stati tratti in inganno, la dinamica poteva sembrarlo, ma sta di fatto che il possesso palla al 26-30, ancora Casa e ancora interviene la difesa bolzanina. Si entra negli ultimi 3 minuti di gioco, 3-15, 32-32, Carabulea, Coppola, Casa, Carabulea, bloccato da Dejan Turković, 27esimo in questo momento, si alza il braccio del passivo, Coppola, Coppola,
bloccato dalla difesa del Bolzano, vediamo se riesce a tenere qui il Bolzano, passivo alzato, vediamo ancora verso casa. E gran gol, gran passaggio di casa con la girella. Bolzano sotto che deve inseguire, 2 minuti e 30. Turković, Panzic, Carpi che difende, ancora verso Turković, si gira Panzic, nulla di fatto, si fa parare la conclusione, Marco Panzic, attenzione, si entra negli ultimi 2 minuti di gioco, casa, e Nico Casa porta avanti il Carpi. Un minuto e 40, 1:50, fatica il Bolzano, vediamo se riesce con l'ultimo, ancora Turković, subisce l'intervento, gli arbitri decidono di non fischiare, per cui nulla di fatto. Un minuto e 30, 32 Bolzano, 34 Carpi. Time out chiamato da mister Serafini a 1:22. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Ultimo minuto e mezzo di gioco. Carpi conduce, anzi un minuto e 22, Carpi conduce, possesso palla a suo favore. Ci vuole un miracolo per il Bolzano per rimetterla in piedi questa partita. Bolzano capace di andare a vincere dappertutto e di alternare partite come questa, dove tutto sommato nessuno avrebbe predetto una sconfitta casalinga. Ancora Casa, conclusione fuori di Nico Casa che voleva evidentemente il fallo, va avanti il Bolzano, Turković, Topolovec, ed è ancora lui, Team Topolovec, che accorcia al ultimo minuto di gioco, si apre con Team Topolovec, vediamo se come giocherà, se chiameranno il passivo qui. Due passaggi, tre passaggi, 40 secondi, qui dovrebbero chiamare il passivo, vediamo se lo chiamano. Ancora verso Coppola. Il passivo si deve alzare, vediamo se lo chiamano. Ruba palla al Bolzano, contropiede Panzic. Questo è un bruttissimo intervento di Coppola, veramente brutto, vediamo cosa succede. Vediamo se c'è un rosso qui o un tiro dai 7 metri, stando al regolamento, vediamo cosa decidono gli arbitri. Sta di fatto 20 secondi dal termine. Vediamo cosa decidono. Dal regolamento dovrebbe probabilmente starci 7 metri per un intervento così, vediamo se c'è il rosso. E 2 minuti a Panzic per la reazione. E tiro dai 7 metri per il Bolzano. Dejan Turković, che nella precedenza ne ha sbagliato uno, va ancora lui. È stato un plateale il fallo di... È stato anche ingenuo Panzic andare poi a protestare.
Dejan Turković contro Ayfrey. Turković. E Turković a porta e pareggia, porta risultato in parità a 15 secondi dalla fine. Dejan Turković, ancora il Bolzano che cerca di andare a recuperare palla, vediamo Basic, Ceccarini, 5 secondi, ancora Sortino, Casa, e Nico Casa segna il gol della vittoria a tempo scaduto sulla sirena, tutto solo Nico Casa. Gli arbitri, il Bolzano deve recriminare questa partita, una conclusione da 10 metri che si è infilata all'incrocio, il Carpi passa Bolzano con una beffa, sembravano passi questi, gli arbitri non li hanno visti, questi erano probabilmente, secondo i Bolzanini, chiedeva 5 passi. Andremo a vedere la nostra moviola, sta di fatto che l'hanno convalidato. Questi erano probabilmente passi, sta di fatto che il Carpi vince a Bolzano 35-34, una partita che non ha rubato niente alla formazione emiliana, l'ha condotta dal primo all'ultimo minuto con il Bolzano, l'ha giocata faccia a faccia e alla fine è conclusa all'ultimo secondo con questo gol di Nico Casa. 35-34 qui dal Palagasteiner è tutto, alla prossima. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà!